studiare con accanto una cartina, e effettivamente sono contento che stasera poi vedo molti giornalisti che si occupano di Asia e di affari internazionali, penso che anche a loro queste slide parlino da sole. Io devo anche ringraziare il professor Graziani e lo staff dell'ISA, perché devo dire che negli ultimi mesi sono riusciti a organizzare una serie di appuntamenti sull'Asia, e è inutile dire che noi ci teniamo molto, perché come abbiamo visto oggi, anche se abbiamo parlato di cose che accadono molto lontano da noi, è inutile pensare che queste cose non abbiano un effetto diretto su quella che è la nostra vita, addirittura quotidiana, direi. L'Italia, come dice giustamente il dottore, è legata al Giappone da un'amicizia di lunghissima data. È anche significativo il fatto che ricorra l'anno prossimo il 150esimo anniversario dei nostri rapporti, quindi della nostra amicizia, della nostra collaborazione. Se mi rimane qualche minuto vorrei anche aggiungere qualcosa su questo punto. Ma dicevamo dei rapporti bilaterali che sono eccellenti, soprattutto non solo per l'intensità del rapporto. Abbiamo avuto già solo l'anno scorso 3 incontri tra i nostri capi del governo, tra cui la visita di Abe qui a giugno, lo scorso anno, e penso che si moltiplicheranno le occasioni nei prossimi mesi, anche e soprattutto l'anno prossimo quando cade questo anniversario. Ma soprattutto, dicevo, questo rapporto dipende anche da una vera e propria consonanza di vedute, da una visione che ci lega e che ci vede seduti in dei fori importantissimi, il G7, il G20, cioè il Giappone è un nostro partner abituale ed è un partner asiatico con cui però noi parliamo la stessa lingua, abbiamo gli stessi codici, e questo è molto importante. A questo naturalmente bisogna aggiungere che noi abbiamo un rapporto economico-commerciale fortissimo con il Giappone. Pensate solo che l'interscambio commerciale dell'anno scorso è arrivato a 8 miliardi di euro, e quindi quasi 5 miliardi e mezzo di export italiani vanno in Giappone. Tra l'altro, l'altro anno è anche molto dinamico il quadro degli investimenti reciproci. Noi abbiamo degli strumenti che abbiamo messo su con i giapponesi da ormai più di 20 anni, come l'Italy Japan Business Group, che fu fondato da Umberto Agnelli addirittura, e lì si incontrano le nostre comunità imprenditoriali e lì nascono degli investimenti importantissimi, come quelli per esempio che hanno portato l'Itachi a comprare l'Ansaldo Breda, il 40% dell'Ansaldo SDS. Quindi insomma, anche dal punto di vista degli investimenti il rapporto è ricchissimo. Naturalmente tutto quello, come diceva giustamente, quello che è il nostro rapporto con il Giappone rientra nel più ampio rapporto dell'Unione Europea con il Giappone. Anche lì abbiamo degli appuntamenti importanti. Tra pochi giorni, il 29 di questo mese, ci sarà il prossimo vertice UE-Giappone, e lì speriamo di fare qualche passo avanti nel negoziato per la partnership strategica e l'accordo di libero scambio, in cui l'Italia ha una parte importantissima. Però torniamo alla bellissima presentazione che ha fatto l'ambasciatore. Il Giappone è un nostro partner politico in Asia, questo è molto importante, perché noi lo consideriamo, da questo punto di vista, il nostro interlocutore principale. Ripeto, noi abbiamo gli stessi valori, condividiamo i valori della democrazia, condividiamo i valori del libero mercato, della libertà, e anche nel libero mercato del diritto del lavoro, dei diritti umani. L'Asia ha una pluralità di stati e di sistemi, ma in quest'Asia il Giappone per voi è un punto fermo. Questo ci tengo a dirlo soprattutto oggi e soprattutto adesso, perché l'Asia è cambiata. Cioè, se noi, io ricordo quando sono entrato al Ministero degli Esteri,
sovietico e direi con l'ingresso della Cina nel WTO nel 2001 cambia completamente. E questi paesi dell'Asia, diciamo, la loro politica delega all'economia la distruzione della ricchezza. E questo è quello che abbiamo visto negli ultimi anni. Però naturalmente quello che succede è che questa ricchezza si tramuta in potenza, e allora quando si tramuta in potenza si possono creare delle situazioni di squilibrio. Dico squilibrio perché è strano, cioè vuol dire sorprende tutti il fatto di vedere Pechino che da un momento all'altro rivendica delle isole nel Mar Cinese meridionale, rivendica delle isole nel Mar Cinese orientale. È sembra quasi antistorico, eppure succede, stiamo vedendo anche con quale intensità. Allora questo è segno di squilibrio. Io credo che il modo di vedere le nuove defense guidelines di cui parlava la dottoressa Gullo prima è proprio alla luce di questa ricerca di un equilibrio, cioè è effettivamente storica questa svolta, e ha ragione il segretario di Stato Kerry ad avere di questo nuovo sistema di difesa USA Giappone come un passaggio storico. Lo è perché il Giappone passa da quella che era una sorta di base logistica dell'alleato americano, diventa un partner, anche se certamente con delle limitazioni, ma comunque diventa un partner che può giocare a tutto campo, cioè diventa un'alleanza globale. Anche il sistema e anche a livello tecnico, il sistema con cui funziona l'alleanza si dota di un organismo permanente che si chiama Alliance Coordination Mechanism e addirittura gestisce insieme la pianificazione militare, le attività di addestramento, insomma è molto diverso dalla situazione che c'era prima. Un punto importante visto dall'esterno, cioè visto da come osservatori esterni, non giapponesi, un dato che non si può ignorare è che a parte alcune dichiarazioni cinesi, nessuno dei paesi asiatici, nessuno dei paesi della regione ha fatto registrare nessuna reazione negativa di fronte a queste guidelines. Quindi questa in fondo è già di per sé la dimostrazione che, almeno per come lo vediamo noi, questa evoluzione va vista nel senso di una maggiore sicurezza nella regione, perché riporta un equilibrio che per un periodo sembrava leggermente fuori perno. Ora, aggiungerei che in fondo questo nuovo sistema corrisponde alla visione giapponese, anche, cioè diciamo come visione giapponese del mondo. Ritornando alle cartine, voi le avete viste, le cartine giapponesi sono molto diverse dalle nostre, infatti all'inizio si rimane un po' sorpresi perché noi siamo abituati a pensare al Giappone come estremo oriente, ma la cartina giapponese ha il Giappone nel mezzo, siamo noi semmai che siamo estrema Europa, però l'Asia è da una parte e dall'altra c'è il Pacifico, le Americhe, cioè la visione giapponese è molto diversa. Questo sarà interessante sentire anche cosa ne pensano i professori che sono presenti, perché rispetto alla visione cinese, la visione giapponese è completamente diversa, è molto più mobile ed è diciamo globale. Io vedo che
vede anche dall'interesse, anche del pubblico che c'è oggi. Mi raccontava Sonaga San che durante la primavera l'istituto di cultura è stato letteralmente preso d'assalto dai romani che facevano la fila per venire a vedere il bellissimo giardino rinnovato con i ciliegi. Ora, a proposito di file, non possiamo anche oggi non parlare del successo che sta avendo il padiglione giapponese all'Expo. È il terzo più grande padiglione dell'Expo ed è uno, devo dire, di quelli di cui si parla di più, e questo non ci può meravigliare, perché effettivamente se c'è qualcosa che ci accomuna con i giapponesi è proprio questa attenzione al cibo, ma come cultura, cioè il cibo come anche cultura popolare, come cultura regionale, quindi anche lì noi parliamo la stessa lingua e bisogna dirlo. Perché continuo a avvicinarmi parlando di amicizia? Perché io mi avvicino al tema del 150° anniversario e qui vorrei concludere, però vorrei concludere lanciando un appello non all'ambasciatore Umemoto, che sta lavorando tantissimo insieme al nostro ambasciatore Giorgi in Giappone per preparare un cartellone importantissimo di eventi che si svolgeranno durante il 2016. Veramente bisogna complimentarvi perché avete già fatto l'evento. No, l'appello lo rivolgo sia ai rappresentanti accademici, a chi è un esperto del Giappone, ma anche a tutti, al pubblico. Cioè, cerchiamo di fare di questo 150° anniversario, che noi romani, ambasciatore, abbiamo un brutto modo di dire, capita ogni morte di papa, si potrebbe dire una cosa del genere, perché 150 anni, poi c'è 100 anni, 50 anni, insomma non è che capita sempre. Queste sono occasioni per anche ragionare, per dare a questo rapporto, a questa amicizia, un senso che la differenzi da quella che esiste tra il Giappone e altri paesi, perché ovviamente è inutile che ci illudiamo, il Giappone festeggia anche gli anniversari con i francesi, con i britannici, eccetera. Cos'è che rende speciale il nostro rapporto con il Giappone? Ecco, questo io ho le mie idee in merito e devo dire che forse lo definirei come un rapporto basato sul reciproco rispetto e dell'identità, cioè questo da sempre, però, perché adesso è facile, no? Adesso nel 2000 è facile parlare di rispetto dell'identità reciproca, ma non era facile nel 500 quando Valignano arrivò in Giappone e organizzò la missione dei Daimyo a Roma, perché già lì lui si rendeva conto che non si poteva parlare, nel caso del Giappone, di una cultura che aveva nulla da invidiare alla nostra. Stessa cosa, per questo è interessante il 150° anniversario, che qui concludo, perché anche nell'azione dei nostri addetti, cioè dei primi addetti, immaginatevi nel 1860, appena c'è guerra a Moshi, nel 1869, eccetera, c'erano i nostri addetti che accompagnavano in giro per il Giappone i mercanti di seta italiani. Insomma, ci sono delle storie in quel periodo che fanno vedere che